Rieccoci con il dottore della Pressa con questo momento in diretta settimanale. Oggi ci concentriamo sul quadro in vista delle elezioni 2024, come da diverse settimane, però insomma, questa settimana comincia ad esserci qualche chiarezza in più, qualche luce in più di qualche conferma rispetto a alcuni comuni della provincia. I giochi sembrano ormai fatti a Carpi. Dove è quasi scontata la candidatura nelle fila del PD dell'assessore Righi, che anche sui social dimostra insomma, un attivismo legato sicuramente alla consapevolezza di essere lui il candidato per il centro-sinistra. Pochissime le chance per Giovanni Taurasi, mentre insomma, il segretario cittadino Daniela De Pietri, anche lei resta a guardare, perché insomma, tutto sommato, ripeto, nel centro-sinistra la partita sembra chiusa su Righi, che ha l'appoggio anche del sindaco uscente Bellelli. Quindi c'è Righi a Carpi, per il centro-destra il candidato naturale a questo punto, ha fatto anche interviste in questo senso, consigliere comunale Annalisa Arletti, peraltro Annalisa Arletti che nel recente, c'è stato domenica, il congresso provinciale di Fratelli d'Italia, con il congresso provinciale di Fratelli d'Italia è stato tra i più votati, un congresso che ha rieletto Ferdinando Pulitanò come referente provinciale, ed Annalisa Arletti insieme a Luca Negrini e a Sassi, che è un consigliere della zona di Maranello, sono stati i più votati, quindi proprio un'ulteriore conferma per Annalisa Arletti, che indiscutibilmente diciamo, il punto di riferimento di Fratelli d'Italia, ma un po' di tutto il centro-destra a Carpi. Quindi a Carpi la situazione sembra definita, è definita anche a Castelfranco, dove è scontata la ricandidatura di Giovanni Gargano nelle fila del PD, mentre nel centrodestra pare si sia giunti a una sintesi su Claudio Malavasi, una sintesi sicuramente tra Forza Italia e la Lega. Claudio Malavasi è stato già candidato anche a Modena con una lista civica 5 anni fa, tra l'altro anche a Castelfranco venne candidato, non ottenendo peraltro molte preferenze, comunque nella lista di opposizione. Si candidò appunto sia a Modena che a Castelfranco, sarà lui con ogni probabilità il candidato che sfiderà Giovanni Gargano, serve solo l'ufficialità di Fratelli d'Italia. Quindi anche a Castelfranco la sfida sembra definita, almeno nei suoi due principali protagonisti, e a Mirandola la situazione pare ormai chiusa su il vice sindaco attuale Budri, perché il sindaco Alberto Greco sembra intenzionato a non ricandidarsi, si candiderà per il centrodestra la Budri, mentre nel PD ancora l'individuazione del candidato sindaco è in alto mare. In questo quadro resta la variabile 5 Stelle, che proverà quasi ovunque a fare delle sintesi, delle alleanze già al primo turno col PD, peraltro lo ha detto quasi in modo esplicito il coordinatore provinciale Lanzi, l'ex senatore, ha detto, parlando di Formigine, ha detto insomma proveremo a fare un'alleanza con le forze progressiste, come dire che è quasi scontato. Almeno a Formigine una sintesi tra Movimento 5 Stelle e PD, e se sarà a Formigine non si vede perché non debba essere anche altrove. Compreso Modena. A Modena i consiglieri del Movimento 5 Stelle, i tre consiglieri attuali del Movimento 5 Stelle, sembrano sempre su posizioni molto così, diverse rispetto a quelle della maggioranza, però è chiaro che a fronte di un diktat nazionale farebbero fatica a smarcarsi, quindi probabilmente anche a Modena si arriverà a un'alleanza tra PD e 5 Stelle, o si arriverà o comunque ci si proverà. Il punto è su quale nome. Ormai nel centro-sinistra di nomi sono stati fatti tanti, si è parlato di un Big, no? Quindi nomi di Baruffi da questo punto, Big, insomma, che ha avuto profili che hanno avuto incarichi a Roma, di fatto, comunque nazionali,
il parlamentare, si è fatto il nome di Baruffi, si è fatto il nome di Mezzetti, che non ha avuto incarichi a Roma, ma è stato un assessore regionale, si è fatto il nome di Maria Cecilia Guerra. Lo stesso Bonaccini, qualora Bonaccini non volesse, e pare sicuramente voglia, però insomma provare a cimentarsi nella sfida alle europee. Però insomma, il nome anche sul profilo di Big sembra un po' così, questa ipotesi sembra scemata, e la vera sfida, se ci saranno le primarie, se non si arriverà a una sintesi prima, sarà tra il candidato sindaco voluto da Bonaccini stesso, che è Andrea Bortolamasi, che ha fatto parte della sua segreteria particolare, che oggi è assessore, e Giulio Guerzoni, che è, oltre ad essere figlio d'arte, perché è figlio del parlamentare Guerzoni, dicevo, oltre ad essere figlio d'arte, è anche capo di gabinetto di Muzzarelli, e infatti Muzzarelli terrà, farà di tutto per avere, per poter indicare lui il candidato appunto nella figura di Guerzoni. Quindi di fatto la sfida tra Bonaccini e Muzzarelli si traduce nella sfida tra i rispettivi delfini, che sono da una parte Guerzoni e dall'altra Bortolamasi. Si scontreranno, e tra questo scontro ovviamente uscirà il candidato sindaco del PD. Il PD si sta muovendo come se dovesse scegliere il sindaco e non il candidato, perché al momento, al di là delle dichiarazioni di facciata, una vera paura rispetto al centrodestra non c'è, e si immagina che quello che uscirà dalle primarie del PD sia anche poi il sindaco di Modena, cosa che peraltro è successa negli ultimi 80 anni, nel senso che il sindaco è sempre stato espressione del centro-sinistra. Centrodestra per ora è un grande punto interrogativo, l'abbiamo detto, di nomi ne sono stati fatti, a dire il vero, neanche tanti, nel senso che si continua a ipotizzare la strada che porta Paolo Cavicchioli della Fondazione, però lo ribadiamo, sono tutto sommato è piuttosto impervia, e c'è un nomi di bandiera, tutti di Fratelli d'Italia, perché pare indubbio che a indicare il candidato a Modena sia proprio Fratelli d'Italia, candidati di bandiera che rispondono al segretario, al presidente cittadino, che tra l'altro, come dicevo, è stato tra i più votati nel congresso di domenica, e, oppure anche lo stesso Michele Barcaiuolo, qualora volesse candidarsi in prima persona. Però insomma sono tutti nomi, diciamo così, di bandiera, che risultano un po' chiudere, no? E diciamo pescare in un recinto definito, quello di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, lo dicevo, indicherà con ogni probabilità il candidato, qualche speranza c'è ancora Forza Italia, nella figura in particolare di Pier Giulio Giacobazzi. È evidente che i rapporti di forza sono diversi tra Forza Italia e Fratelli d'Italia oggi, ma in una spartizione regionale e sovraregionale potrebbe toccare, ad esempio, a Forza Italia proprio indicare il candidato sindaco a Modena. Allora, in questa circostanza sarebbe proprio Pier Giulio Giacobazzi, che ha una lunga esperienza, ormai insomma, ha un'esperienza in consiglio comunale, nel senso che negli ultimi 5 anni è stato consigliere, è stato da tempo segretario, coordinatore cittadino di Forza Italia, sarebbe lui, nel caso toccasse a Forza Italia, il nome da spendere. È una ipotesi piuttosto remota, non per le capacità di Giacobazzi, ma perché oggettivamente i rapporti di forza tra i due partiti, a dispetto di quanto veniva 10 anni fa, sono completamente invertiti, nel senso che è Fratelli d'Italia a dare le carte. Se toccherà Fratelli d'Italia, ripeto, i profili sono quelli, l'unico vero nome che continua ad essere smentito da parte dei dirigenti del partito della Meloni è quello di Daniela Dondi. Si dice no, non può essere lei, perché in questo modo perderemmo l'uninominale conquistato a fatica un anno fa, quando Daniela Dondi superò Soumahoro, che poi dopo venne rieletto altrove, sappiamo, le sue alterne, per usare una metafora, fortuna in Parlamento, non in Parlamento ma le sue vicende personali, insomma, l'hanno portato alle cronache per altri aspetti non politici. E dicevo, se Fratelli d'Italia, i dirigenti dicono se candidiamo la Dondi perderemo l'uninominale, quindi non possiamo permetterci, in realtà è un rischio che Fratelli d'Italia potrebbe correre, perché è evidente che la candidatura non vincola dalle dimissioni di parlamentare, solo in caso di vittoria le due cose sarebbero incompatibili, ma se si vince a Modena
Nel senso, se Fratelli d'Italia, il centrodestra, vincesse a Modena, significherebbe che probabilmente a delle elezioni così per rinominare il parlamentare del territorio avrebbe delle chance di poterlo indicare di nuovo, proprio perché significherebbe avere un consenso largo, proprio perché Modena non è mai stata conquistata dal centrodestra e quindi probabilmente poi si perderebbe un seggio per poi riconquistarlo al voto. E quindi il nome in realtà più spendibile al momento per il centrodestra e per Fratelli d'Italia in particolare è proprio Daniela Dondi. Questo è il quadro, e quindi l'abbiamo detto, Carpi, i giochi sono ormai definiti, Castelfranco anche, Mirandolo abbiamo il candidato sindaco del centrodestra, il PD po', aspetta, e a Modena è la partita più complessa al momento. Gli unici due veri sfidanti in campo sono nel centro-sinistra, rispondono al nome di Bortolamasi e di Giulio Guerzoni. Noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo martedì prossimo, sempre con questo appuntamento in diretta. Ci sarà sempre un focus particolare sulle elezioni del 2024, perché soprattutto per un territorio come quello modenese, che non ha mai cambiato colore politico, sono un appuntamento importante e visto il traino nazionale di un governo centrodestra che al momento nei sondaggi è ancora forte, e visto lo scadere di alcuni sindaci giunti al secondo mandato e quindi gioco forza la necessità di trovare nomi nuovi, questo quadro potrebbe creare novità politiche ed evidentemente anche nella gestione quotidiana che tutti toccano con mano del territorio, quindi anche nella vita dei cittadini. Ci ritroviamo martedì, sempre più o meno a quest'ora, rimandiamo per gli aggiornamenti di politica, di cronaca e le principali notizie nazionali sul nostro quotidiano www.lapressa.it. Buon pomeriggio a tutti.